Ciao ragazze, stasera fa caldissimo. Qua in casa mia ci sono 30 gradi e ho dovuto accendere l'aria condizionata, si muore. Ne approfitto, intanto sono giù nella mia tavernetta per farvi vedere la mia postazione della nail art. Questa è la mia scrivania, c'ho anche il televisore, qui c'è una cassettiera e poi ho uno scaffale. Oltre alla roba della nail art ci sono anche le cose creative che uso per fare il fimo. Allora, iniziamo dal piano degli smalti. Voilà, questo ripiano in acrilico. L'ho preso su Amazon. Ci stanno 50 smalti circa, è di 5 piani. E questa è la mia collezione di smalti. Allora, ho due smalti della marca Annie. Uno è un rosa brillantinato e uno un bel arancione. Poi ho degli smalti della Kiko, uno smalto della Mario De Luigi, un altro smalto della Debbie, Bottega Verde, Deborah, Collistar, Bottega Verde. Poi ho Pupa. Qui sotto invece passiamo e ho no. Il Nail Expert Repair, cioè dell'Avon, per riparare quando ti fai le unghie che picchi via, serve per ripararlo. Poi ho le gocce asciugasmalto della Kiko, i top coat della Kiko, c'ho il Shine, il Matte e il White e l'Ultra Long. Poi ho il top coat della Collistar, il trattamento per le unghie della Collistar, trattamento unghie della Pupa. Poi, sempre della Kiko, ho uno degli ultimi smalti usciti della Power Pro, che hanno questo effetto gel. Poi sempre Pupa Diamond Dust Satin Nude, uno smalto al cocco della Bottega Verde. Poi ho un top coat antigiallo della Robin Nails e qui iniziano gli smalti semipermanenti. Ne ho due della Laila, poi ne ho due che ho preso sul sito Nailando, questo che l'ho preso sul sito della Froyan. Poi questi qui sono tutti del sito e-nail store. Questo invece è la base e il top coat della Laila, il primer della Laila. E della Laila ho questo smalto termo, effetto termo, che va, cambia col calore e va da questo rosa scuro a questo rosa chiaro. I miei ultimi acquisti sono questi quattro smalti che ho comprato in farmacia e sono smalti che cambiano col sole, quindi vanno bene per l'estate. A differenza di quello termo, che è meglio usarlo d'inverno, quando si passa dal caldo al freddo, questi vanno bene per l'estate perché cambiano colore col sole. Poi in questo scrigno ho dentro un kit di gemme della Pupa. Le lunette per fare la French sempre della Pupa e la penna Art Decor della Collistar per fare la French. Poi qui ho un'altra scatoletta con dentro altri smalti, sempre quelli della Kiko effetto gel, come stanno qui sul ripiano li ho aggiunti. Poi qui in questa cassettiera ho dentro tutte le decorazioni, allora, dalle ruotine con le perline glitter, queste sono delle gocce adesive, ho il kit per lo stamping, ho un po' di fogli con su adesivi vari. Poi un'altra rotellina con i glitter, scusa, con i glitter, con gli strass tutti colorati e poi ho i nastrini per lo stripping. Secondo cassetto ho dentro tutte le polvere glitter, sono 30 scatoline, glitter di tutti i colori. Nell'altra scatolina invece sono 12 scatoline di polvere e di velluto e nell'ultimo cassettino ho dentro le microsfere per il caviar.
Anche qui sono 12 scatoline più 6 bottigliette che ho trovato in una rivista. Poi qui ho la rivista della One Stroke di Oksana Borzinkova, è un manuale per fare le decorazioni. Poi sul mio tavolo, vabbè, ho i miei guantini di lattice, le salviette in multiuso, ho la lampada per il semipermanente, la lampada LED, ho la mucchina perché uso per disinfettarmi le unghie quando faccio la manicure, poi ho questo bellissimo dispenser di dischetti, qui ho l'asciuga smalto rapido dell'Avon che ho appena comprato e vedremo come funziona, qui ho altri smalti della Yves Rocher e ho questo bellissimo ciliegia con dei glitterini, un azzurro, un giallino, questi glitter che sono stupendi perché sono pagliette argentate e pagliette oro, non vedo l'ora di Natale per usarli. Poi questo qua è uno smalto effetto gel e anche questo è un bel rosso, non mi si vede. Poi ho l'acetone, qui ho il tradizionale che non vedo l'ora di finire perché voglio quello senza acetone. E poi il solvente senza acetone, questo ad immersione. Poi ho un bicchierino per i pennelli. In questa scatola invece ho la pittura acrilica per unghie. 12 brattolini comprati su eBay. In quest'altra scatolina invece ho dentro questo che è il burro per le unghie della Douglas, che ho trovato ed è buonissimo. Poi ho una penna corregge smalto della Kiko, una penna per le cuticole scrub anch'era, una penna per le cuticole è un nursing oil, in un olio. Poi ho il disinfettante per le mani della Kiko, metto qualche cotonfio. Poi qui ho questo fornellino per asciugare lo smalto, si mette la mano schiacciando parte la ventola e qui sopra c'è un reparto con dentro alcuni smalti. Questo l'avevo preso all'OVS, era scontato, sembra che costava sui 20 euro, io l'ho scontato, l'ho pagato 13. Poi ho un'altra scatola che ho su questa cassettiera dove però qui dentro ho il fimo. In questa scatola dentro tutto quello che riguarda la cura delle mani, quindi le lime, la spazzolina, il tronchesino, il buffer, sparadita per i piedi, i legnetti per le cuticole, altri buffer e poi ho lo spingi cuticole in acciaio e un set per manicure carinissimo, tutto qua me l'avevano regalato. E infine l'ultima scatola che ho, là, dove ho dentro i pennelli per la micropittura, le spugnette, quelle che sono per il fondotinta ma le uso per le unghie, e poi ho qui dentro gli smalti adesivi della Kiko, questo qua col pizzo, questo leopardato nero che ho già utilizzato, e questo l'ho trovato in una rivista, tigrato, con i brillantini, molto carino. I dotter e altri pennelli a punta fine per le decorazioni. E in un'ultima scatola, opla, un po' più grossa. Dentro le vaschette per togliere lo smalto semipermanente, il solvente per la rimozione dello smalto semipermanente, lo sgrassante e lucidante per lo smalto semipermanente e poi un solvente senza acetone che ho comprato, che però sono in attesa di utilizzare dopo aver finito quell'altro che già avevo. Niente, questa è una postazione, spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace al video,
condividetelo, iscrivetevi al mio canale soprattutto e fatelo conoscere anche a tutte le vostre amiche amanti delle unghie. Un bacione, ciao ciao!